Oh, cavaliere! Scusate perché qua sto bruciando tutto cose. Comunque io ci avevo chiamato per avere il piacere, sempre se fosse, non è, sai, saggio che è impegnato sempre in seguito, per averlo a casa con noi qua per Natale. La moglie è contenta che lo vuole vedere qua. Lei è impegnato? No? Allora perché non me? Vieni? Sì, vieni, per davvero. Chi dice che abbiamo per mangiare? Cavaliere, abbiamo cose di tutti i maneri. Che abbiamo? Agnello con la cipolla, cotoletti incinti, muppetta sbucchiati, canne di cavallo, un po' di guarume di marzuzza, fegato, cuore, polmoni, salata russa e vitti, crispelli e spingiuni, babà, bebè, bobo, bobum, quanto cose che abbiamo che lei ancora non sta imparando di scacciate, di fasumauro, di spizzatino, insomma, cose di poverete. Cavaliere, che poi ci facciamo una bella tombola, un tombolino, tombolate, no? Tutte sopra. Poi ci abbiamo qualche bello liquorino nel canna rosso, 4 litri di pericetto patrozzo, 4 litri dello cozzo. Insomma, passiamo un Natale bello. Lei viene, no? Mi fa piacere questo. Certo. Cavaliere, siccome io qua ho tutte le mani inzunzate, che stai trafficando, perché lo sai, per tutte queste scacciate, queste cose. Lei, mentre che viene, ha visto buttare due bottiglie di champagne. Sì, ecco, che sai, ci picchia un berignolo, un zabaglione, da... Va bene? Cavaliere, mi sente? Sai che non mi sta sentendo anche io che sto qua? Cavaliere! C'è in linea, eh? Io devo andare magari sotto. Quindi salita, visto ogni volta io ci chiamo e giro qualcosa di buttare lì. Niente, fai finta che non ci sente. Ora andare che ci faccio vedere la notizia. Cavaliere, mi sente? Non c'è bisogno che porta la bottiglia. Perché cavolo ci fu qua mio cognato? Ne ha portato 5 perché avevamo voglia. Sì, ne abbiamo tanti, mi sta sentendo? Mi senti? Ora mi senti? Bastardone, ora da giusto io per festa. Pronto, pronto! Ora io non stai sentendo! Non lo sento! Cavaliere, non lo stai sentendo! Lei fa fuci, ma io non lo stai sentendo! Mi chiede fai che non voglio io! No, no, non lo stai sentendo! Disgraziato, ora mi divento io! Guardate come venire, guardate come venire. Non lo sento, cavaliere, lo stai sentendo? Di sicuro non lei non bene. Mi sta dicendo, vieni, vieni. Non bene, va bene, guarda, ci diciamo buon Natale allora. Buon Natale a lei e famiglia. Arrivederla, ne sentiamo all'anno nuovo. Io la sai, giri, c'è un tuo telefono. Da così si insegna. Sarina, perché stanno su casa una botta, picchia, stanno su casa, stanno su una botta. Ma la mia mi fa sbagliare questo. Inghia, te, che non ha funzionato. Ho la figlia del pannettere. Uno si è cazziato, magari niente sulla botta. Non ne voglio su, scemonito, scemonito. Fa qualche passo che infila qualche cosa al forno. E sta a maratare per davvero questa funzionata. Iachino, vieni qua che ti devo dire una cosa, papà. Mettete vicino a me, perché mi fare fare voce. Così non sente niente, chissà. Ma lui sta a buttarmi nella stanza, vero? Tra questo, tu c'è 48 della botte nella stanza. Poi c'è cali il palo. E che succede poi? Cameristini fuggia a me, inizia casa a casa, vero? Eh? Tu lo sai che oggi ci sono delle cose per prevenire. Prevenire, eh? Con tutte queste malattie, queste cose che succedono. Te l'ha cattato mai un cappuccio? Con il cappuccio di lana, bestia. Un cappuccio, chiedo che si mette nell'acqua per lo su Vicenzo, là. Tu lo sai che quando c'è un approccio amoroso, la gente oggi si mettono tutte queste cose di plastica? Detto, chiedo si mettono e prevede, prevede, noi prevede il futuro, scemo. Chiedo prevede che tu quando schicci, chiedo, ti ferma tutta la correzione della condizione che tu hai nel tubo di scappamento. E questo qua tu te lo devi mettere, anzi te che fai? Tu te la puttana, te ne presto uno io, non ci niente detto mai. Te ne presto uno io. Dimmi donna, scemo. Tu presto. E poi asma a casa, subito. Subito, ci siamo capiti? Va bene, Achino? Avanti. Aiutati che poi andiamo a mangiare. Ah, queste carosero oggi. Sarino, ho visto che chi non mangia da banda andare a stanza.
sta facendo? Niente, ci si facilita tutto il mondo di quacchi, di quacchi, di qualche stomaco.